Erano stipati e nascosti in un container tra rifiuti, bottiglie d'acqua e vestiti, a bordo della nave battente bandiera maltese Vento di Scirocco, giunta nella serata di ieri al porto di Salerno. 26 clandestini hanno tentato di introdursi in maniera irregolare nel territorio di Salerno attraverso il porto. 14 donne, 6 uomini e 6 minori, stipati in un container, la maggior parte di loro a provenienza irachena. Sono stati scoperti questa mattina all'alba durante i controlli effettuati dalla Polizia di Frontiera Marittima, che in collaborazione con la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e i Carabinieri al porto commerciale di Salerno ha effettuato una serie di operazioni di controllo. I clandestini avevano praticato un foro dal container per guadagnare la libertà. Proprio il tempestivo intervento della Polizia e dei Finanzieri preposti ai controlli anti-immigrazione clandestina ha consentito il fermo per identificazione degli stranieri che sono stati sottoposti ad una serie di indagini sanitarie, prima di tutto il tampone per capire se tra di loro ci sono persone contagiate dal Covid. Il container è stato posto poi sotto sequestro.